in ordine alla data di formazione, il corpo vitale è il secondo dei nostri veicoli. Il suo germe originale è stato fornito dai signori della sapienza durante il periodo del Sole. Durante la rivoluzione del Sole, nel periodo della Luna, questo germe si è modificato in modo da renderlo idoneo ad essere compenetrato da un corpo del desiderio e ad adattarsi ad un sistema nervoso a muscoli, ad ossa, eccetera. Durante la rivoluzione del Sole, del periodo della Terra, il corpo vitale fu modificato in modo da assomigliare maggiormente al corpo denso e la sua attuale organizzazione, dal punto di vista dell'efficienza, viene subito dopo quella del corpo denso. Di nuovo fu ricostruito durante l'epoca iperborea del periodo della Terra, quando i signori della forma, che apparirono contemporaneamente agli angeli, incorporarono il corpo vitale ai corpi densi degli umani che avevano allora la forma di un sacco. È dentro la matrice del corpo vitale che si costruisce il corpo denso durante la vita prenatale e ne è una copia esatta, molecola per molecola, con una sola eccezione. Nel corso della vita, il corpo vitale ricostruisce e rigenera il nostro corpo fisico, con una tendenza ad ammorbidire, oltre che a ricostruire. Si esprime per mezzo del sangue e delle ghiandole, come pure tramite il sistema nervoso del gran simpatico. Il corpo vitale è penetrato nella fortezza del corpo del desiderio nell'istante in cui ha cominciato a trasformare il cuore in un muscolo volontario. Il corpo vitale compenetra il corpo denso e si estende per circa 4 cm al di là di esso. La struttura del corpo vitale può essere paragonata ad un mosaico fatto di piccoli pezzi uniti gli uni agli altri, la cui superficie non risulta liscia e regolare. Le particelle del corpo vitale entrano nei centri vuoti degli atomi del corpo denso, infondendo loro forza vitale e facendoli vibrare ad una velocità superiore a quella dei minerali, che non sono provvisti di un'anima.